Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con una giornata molto importante, quella odierna, il 27 gennaio. Si celebra il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dello scorso 1° novembre 2005, durante la 42esima riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio del 2005, durante la quale l'Assemblea Generale celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. Tantissime manifestazioni anche nel nostro paese alle 11. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale si sono tenute le celebrazioni ufficiali della giornata, con la partecipazione della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e Sami Modiano, un sopravvissuto all'Olocausto. Annunciata anche la presenza del Premier Giuseppe Conte. La cerimonia al Quirinale è stata preceduta alle 10:30 dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso I giovani ricordano la Shoah, giunto alla 19ª edizione e promosso annualmente dal Ministero dell'Istruzione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica con la collaborazione dell'UCEI. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo, con l'obiettivo principale di promuovere l'approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra studentesse e studenti. Ora, i casi Covid in Italia sono 10.593 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state 541 effettuati, 257.034 test tra tamponi e test antigenici nelle scorse 24 ore rispetto ai 143.116 della giornata precedente. Il tasso di incidenza scende dell'1,9%, attestandosi al 4,1%. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 49 in meno nel saldo complessivo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 162. Al momento in rianimazione ci sono 2.372 pazienti. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 21.355 persone, ma anche qui il calo è evidente, come per le terapie intensive ci sono 69 persone ricoverate in meno. In leggero calo anche in Campania la curva dei contagi, con un tasso di incidenza dell'8,53% rispetto all'8,99% delle 24 ore precedenti, secondo quello che è il consueto bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore ci sono 976 positivi, di cui 41 sintomatici. I tamponi esaminati sono stati 11.441, con 25 persone decedute, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 16 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, e 791 guariti. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, calo delle terapie intensive: su 656 posti disponibili ne sono occupati 101, mentre invece con la degenza ordinaria un leggero aumento. Infatti sono occupati 1.470 posti tra offerta pubblica e privata della Regione su 3.160 disponibili. Ora, la crisi di governo, che è stata ufficializzata con le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, salito ieri al Colle, e del suo esecutivo. E nel pomeriggio di oggi, 27 di gennaio, si darà il via a questa prassi costituzionale, un passaggio per cui il Presidente della Repubblica convoca gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, nonché i Presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento. Per quanto riguarda quello che sarà il calendario istituzionale, alle ore 17 si ascolterà la Presidente del Senato e poi alle 18 Roberto Figo, il Presidente della Camera. Per quanto riguarda i gruppi politici, la ratio seguita è che si parte dal più piccolo fino al più grande. Alle 10 inizia il gruppo parlamentare per le autonomie al Senato, poi, seguito alle 10:30, 12:30, 16:30 e 16:45, dai gruppi
misti, tra cui i celebri responsabili. Nel pomeriggio di giovedì si passa invece ai gruppi maggiori, alle 16.45, prima Liberi Uguali, ma anche il gruppo politico di Matteo Renzi Italia Viva. Alle 17.30 infatti verrà ricevuto da Mattarella la delegazione di Matteo Renzi. Infine ci sarà alle 18.30 l'incontro con il Partito Democratico. Poi, dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Suprema Corte di Cassazione, verranno chiuse le consultazioni. Alle ore 16 il centrodestra unito, mentre invece Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega si incontreranno nel pomeriggio e si chiuderà con il partito che ha preso più voti alle ultime elezioni, ovvero il Movimento 5 Stelle. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua e-news parlando di quella che è l'attuale crisi di governo. Ha detto: "Andremo al Quirinale senza alcun pregiudizio. Per noi la priorità è aiutare i cittadini ad uscire da questa difficile situazione, non solo pandemica, ma anche economica. Per noi lo spreco dei soldi del Recovery Fund, la perdita di tempo sui vaccini, ritardare il rientro degli studenti a scuola e vivere di sussidi sono degli errori imperdonabili. Noi", ha detto Renzi, "non ci stiamo". Buone notizie dalla Gran Bretagna. Il vaccino anti-Covid di Oxford AstraZeneca, realizzato anche con la collaborazione dell'italiana IRBM, si sta rivelando efficace sulle persone di tutte le fasce di età nell'ambito della somministrazione già avvenuta su milioni di persone nel Regno Unito, che è stato il paese che ne ha ufficializzato l'utilizzo un mese fa. Lo ha evidenziato Downing Street citando il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico. Vallance ha illustrato ai ministri dei dati aggiornati secondo cui questo vaccino, al pari di quello Pfizer-BioNTech, è sicuro ed efficace, con una risposta immunitaria analoga su adulti e giovani. Intanto il presidente dell'Abruzzo Marsilio ha annunciato durante il consiglio regionale che l'istituto zooprofilattico ha evidenziato 3 casi di positività al Covid della variante brasiliana, una famiglia di Poggio Picenze in provincia dell'Aquila di rientro dal Brasile, che però è stata tempestivamente individuata ed isolata. La famiglia sarà poi successivamente sottoposta al vaccino. Allarme all'ospedale di Napoli, il Cardarelli, dove c'è un aumento dei casi di contagio Covid tra il personale sanitario. Sono 21 i sanitari, medici, infermieri ed operatori sociosanitari che sono risultati positivi al virus. Di questi contagiati, 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli e nella gran parte dei casi svolgono la funzione di autisti. Uno degli 11 contagiati si trova ricoverato in terapia subintensiva. Per fortuna invece gli altri hanno soltanto lievi sintomi e si trovano in isolamento domiciliare. Altri 5 casi positivi sono stati registrati tra i sanitari in servizio presso il reparto di medicina d'urgenza. A Caserta, l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio per la giornata del 26 di gennaio. Ci sono 46 nuovi positivi con 177 guariti, ma resta però alto il numero dei deceduti, con 8 nelle ultime 24 ore. Come potete vedere dalla grafica, sono stati elaborati 796 test per un tasso di incidenza del 5,7%, in leggera discesa rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni. Discesa importante comunque dei positivi su tutto il territorio. La città che comunque fa registrare attualmente il maggior numero di positivi è Maddaloni, con 256 casi attivi. C'è poi Caserta con 156 e Mondragone con 149. Chiudiamo con il calcio, partiamo prima dal Napoli, settimana particolarmente complessa per il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso, che si gioca il suo futuro sulla panchina azzurra, prima nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia e poi nel match di domenica pomeriggio contro il Parma. Intanto il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato l'ex allenatore Rafa Benitez ed anche Walter Mazzarri. Per quanto riguarda il capitolo mercato, quasi fatta sia per Malcuì alla Fiorentina e Llorente
all'Udinese in entrata, sembra tutto particolarmente fermo. Sguardo intanto alla possibile formazione di Coppa Italia, Meret confermato tra i pali, in difesa di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo nuovamente Demme e Bakayoko, in attacco nuovo esordio dal primo minuto, il primo di questo 2021 per Victor Osimhen, che sarà supportato da Lozano, Zielinski ed Insigne. Un addio in casa casertana. Il club rossoblù ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con il direttore sportivo Ivano Pastore per la risoluzione consensuale del contratto. La società, ringraziando il DS per il lavoro svolto, gli ha augurato le migliori sorti professionali. Intanto il club torna in campo quest'oggi alle ore 15, un derby importante, la sfida del Menti contro la Juve Stabia. Sul punto sentiamo le parole in conferenza stampa del tecnico Federico Guidi. Le sensazioni sono positive, nel senso che la squadra, chiaramente dopo le ultime prestazioni, ha acquisito entusiasmo, ha acquisito consapevolezza e soprattutto quando riesce a portare a casa risultati c'è uno spirito nuovo dentro lo spogliatoio. Quindi le sensazioni sono positive, nel senso che penso che la squadra continuerà sulle prestazioni e sullo spirito che abbiamo avuto nelle ultime gare, perché siamo consapevoli che quella è la base per ottenere dei risultati. No, noi dobbiamo essere bravi a non pensare al clima degli avversari, noi dobbiamo essere bravi e concentrati sulle cose che dobbiamo fare noi. Sappiamo che la Juve Stabia è una squadra che nella prima parte di stagione, secondo me, ha espresso anche un buonissimo calcio. Ha giocatori di talento, abili nell'uno contro uno, ha soluzioni sulle palle inattive perché hanno giocatori di grande struttura fisica, sono giocatori esperti che hanno vinto anche campionati, insomma, dobbiamo fare una super partita. Poi, al di là delle problematiche che possono aver avuto nell'ultime partite, ma noi questo non ci deve riguardare, noi dobbiamo essere concentrati in casa nostra e pensare alla nostra prestazione. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio. C'è l'edizione flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.